solito non vengo dopo le vittorie, una volta vengo perché tutti mi dicono giustamente che sono romano, ho delle simpatie, lo dicono tutti, ma è la verità, perciò anche per rispetto dei giornalisti amici laziali sono qua a disposizione. Pietro, ci voleva questa vittoria perché erano 8 partite, poteva anche complicare. Prima Donatello ha detto non è risolto niente, però un po' su. Tanto è iniziata una situazione che è molto importante, che è quella, la prendo con ironia, pur di non far vincere il Parma, saltava il pallone, un tiro di Giovinco, ho rivisto l'azione, saltava e andava fuori, sospente le luci, successo di tutto, ho detto ora ne cambia, quanto manco, un minuto può succedere di tutto, che non lo so, anche la 3-1 dice non essere preoccupato, ero molto preoccupato, perciò significa che le macumbe erano molto forti, ancora sono forti, perciò fa bene una donna a dire questo. Ma io ho sempre detto che non accetto quando si fanno critiche ai singoli, così come io penso che ha vinto tutto la squadra, ha vinto tutto quello che è il gruppo Parma e ha vinto con merito e con grande determinazione perché ha voluto di più della Lazio ottenere 3 punti. Però se vuol dire che sta anche la vittoria del Pressing che è trovato, no? Ma la vittoria, come ho detto, di tutto, poi io sono qui perché vorrei mandare, come ho detto, un messaggio di positività a tutti i nostri tifosi che stanno soffrendo, al nostro presidente, e perciò penso che sia giusto questo. Poi gli aspetti di natura tecnica, c'è chi è preposto a parlarne, ne parlerà lui. Io di calcio capisco poco. Quanto vale però per i prossimi 5 anni? Beh, questo vale molto, diciamo, da questo punto di vista vale molto, mi hanno fatto alcuni due colleghi, ha detto probabilmente il contratto di Leonardi ha trascinato la squadra, no, anzi, se era per quello, per come mi devono sopportare, probabilmente il contratto di 5 anni a loro non è tanto gradito, insomma, scherzo chiaramente, però sono contento. Ciao Pietro, ciao. I complimenti chiaramente al Parma perché ha giocato la partita che doveva giocare e l'ha fatta bene. Ti chiedo, ti aspettavi questa Lazio e soprattutto se avevate previsto una Lazio così e quindi l'avete studiata proprio per mettere in difficoltà? Ma io penso che c'è stato tanto merito stavolta oggi del Parma, che è partita con la voglia proprio incredibile di portare a termine 3 punti, con grande cuore, con tutti i nostri limiti, perché chiaramente ancora non è che oggi abbiamo risolto nulla, sappiamo che dobbiamo purtroppo per certi versi soffrire. Quando io ho parlato di virus, mi auguro che sto senza voce, alla fine abbia buttato fuori tutto quello che c'avevo dentro e perciò sia uscito pure questo virus, ma anche oggi con tutta onestà abbiamo dato un messaggio di paura che è l'unico limite secondo me che ha questa squadra nel momento della fine del primo tempo. Poi chiaramente si riapre per una situazione episodica, magari poteva far gol la Lazio in altri episodi, in altre situazioni, si riapre in quel modo con un'azione un pochino controversa e nello stesso tempo con un'autorete. E perciò anche lì dico l'autorete e perciò ci sta tutto. Però io penso che quando il Parma affronta le gare in questo modo, a volte dicono ma è poca l'altra squadra, sono un pochino tutti abituati a sottovalutare questo, penso c'è tanto di forza di oggi del Parma. No, io ho fatto i complimenti che te li ribadisco, il Parma ha meritato veramente di vincere. Però tornando ovviamente anche un po' da laziano, a quella che è stata la prestazione della Lazio, vi ha favorito forse anche qualche scelta della Lazio e soprattutto magari non ci sono giustificazioni per la Lazio, ma le assenze magari che la Lazio aveva di giocatori fondamentali, Rose, Dulic, insomma giocatori di una certa qualità, e la scelta di lasciare un Hernanes in panchina che ha stupito un po' tutti noi. Ascoltami, tu mi conosci da molto tempo, se io non parlo del mio allenatore, pensa un po' se mi metto a parlare di quello della Lazio. Ho però detto ai tuoi colleghi che mi hanno intervistato da Roma in questa settimana che sarebbe un discorso ipocrita da parte mia non dire che l'assenza di Klose non è qualcosa di normale, soprattutto avendo visto la partita dell'andata, dove era la partita che non
grandissima partita, però l'avevamo portata a termine se non ci fosse stata l'invenzione del campione. Penso molti di questi punti della Lazio debbano essere riconosciuti al campione Close, perché per me è un campione. Senti Pietro, domani Lecce e Cesena scendono in campo sapendo... al cinema. Domani vado al cinema. No, c'è lo sciopero, allora vado da qualche altra parte. Non voglio più parlare e pensare a queste robe qui. Domani che facciano quello che non facciano? Abbiamo più di qualcuno sotto, perciò non siamo in quello che vogliono attaccarci. Hanno provato in tutti i modi, come ho detto, però pur facendo saltare la luce non ci sono riusciti. Altro? A posto? Un saluto a tutti, grazie, arrivederci. No.